Buongiorno, benvenuti in questo video. Se vi state chiedendo, è lo stesso giorno in cui ho registrato il video di Sabbath? Sì, ed è abbastanza ovvio. Però, ripeto, non ha senso stare qua a cambiarsi 20.000 volte, tanto non fa niente. A voi importano le informazioni, credo. E niente, oggi sono qui per farvi il video sull'Unasa o Lamas, che è la festività in procinto, che sta per arrivare, perché è il primo di agosto. Ora, io non so quando uscirà questo video, perché ne ho un sacco in programma, infatti non so manco come fare. Spero di averlo caricato il prima possibile, così che voi possiate prepararvi a questa festa. Vi ho fatto, se non lo sapete, il video sui sabbati in generale. Se non sapete cos'è un sabbat, vi lascio il video su nella i. Se sentite la mia pancia brontolare, perché devo mangiare, quindi non fateci caso. Allora, innanzitutto il Lunasa o Lamas, io lo chiamerò Lunasa, sperando di pronunciarlo bene, in teoria sì, però non si sa mai, si festeggia tendenzialmente il primo di agosto ed è praticamente la festa che segna il punto più fertile, il periodo più fertile dell'anno, tanto che la sua parola chiave è raccolto. E in pratica è la festività che segna il raccolto appunto estivo. In generale si concentra sul grano, più nello specifico il grano e il pane. Infatti era considerata la festa del pane. Infatti il nome stesso, di cui non vi pronuncio il nome originale, ve lo lascio qui perché non sono capace, significa massa di pani. Come vi ho detto, è il periodo più fertile dell'anno, ma è anche quello che dà inizio a una sorta di declino, perché da qui in poi si inizieranno ad accorciarsi le giornate e inizierà ad arrivare il buio dell'inverno. Siamo solo ad agosto, è ovvio, non vi dico che è già finita l'estate. E da qui in poi inizierà ad accorciarsi tutto, inizierà ad arrivare appunto il freddo e la fine dell'estate viene poi annunciata dal Mabon, che è la festività prossima di cui vi parlerò in un altro video. Per chi festeggia le divinità si dà omaggio al dio Lug, penso si pronunci così, se non è giusto scusatemi, non pratico queste cose quindi non so le pronunce esatte. Bene, questa era una sorta di introduzione e direi di passare alle tradizioni. Una leggenda originaria dell'Unasa è quella celtica. Il dio Lug, il dio del sole, istituì questa festa in onore a sua madre. In pratica sua madre, che io pronuncerò Tailtiu, ma sicuramente non si pronuncia così, quindi scusatemi, si dice abbia appunto creato le colline irlandesi e nel creare queste colline si affaticò talmente tanto che morì. E infatti le colline irlandesi divennero la sua tomba. Per questo motivo suo figlio decise di istituire questa festività e chiese al popolo irlandese di annualmente festeggiare sua madre per quello che aveva offerto al popolo irlandese, appunto. Durante questa festività si organizzavano dei giochi funebri, perché erano appunto in onore alla madre terra che aveva creato la terra dell'Irlanda e che soprattutto aveva portato il raccolto, perché senza di lei non ci sarebbe stato nessun raccolto. Quindi appunto si festeggiava l'abbondanza di ciò che avevano ringraziando madre terra per quello che aveva dato loro. E un'altra tematica di questa festa erano i matrimoni. Infatti durante questo periodo si organizzavano i matrimoni, perché appunto era un periodo molto fertile, molto propizio per un buon matrimonio. Nel Medioevo invece, come vi ho accennato, si festeggiava il pane che veniva portato come, non sacrificio, come omaggio in chiesa, così da essere benedetto. Per quanto riguarda invece la mitologia greco-romana, la storia era differente. In pratica la leggenda narra che Demetra e Persefone erano in questo campo di papaveri e stavano raccogliendo i papaveri. Da un momento all'altro apparse Ade, che rapì Persefone, e praticamente quindi Ade portò Persefone negli inferi e Demetra rimase distrutta dal dolore, per cui decise di recarsi da Ade e chiedere di liberare Persefone, ma Ade gli rispose che appunto non poteva farlo perché nel mentre Persefone aveva assaggiato il cibo degli inferi e questo non le permetteva di uscire praticamente. E tra parentesi, il cibo degli inferi era il melograno. Per cui Demetra, distrutta, decise di abbandonare tutto e di andare tra i contadini a insegnare l'arte dell'agricoltura. E questo però portò grandi carestie, per cui Zeus decise di dare ad Ade il permesso di abbandonare gli inferi per 6 mesi durante appunto tutto questo periodo, così da poter ristabilire l'equilibrio. E infatti Demetra e Persefone erano praticamente due simboli. Demetra era la terra coltivata, mentre Persefone era il seme che appunto moriva ciclicamente e poi ritornava in vita dopo 6 mesi, rappresentando ciò che era il ciclo della vita fondamentalmente. E infatti il papavero era un fiore che simboleggiava questa festività, ecco, anche perché Demetra, si dice appunto nella leggenda,
che beve un infuso di papavero mentre era alla ricerca di Persefone. E queste erano le tradizioni antiche, fatemi sapere sotto nei commenti se ne avete altre, perché non le conosco tutte ovviamente. Passiamo ora alle corrispondenze. Allora, i colori dell'Unassa sono simili al Lita, che è quello passato, ovvero tutti i colori estivi, il rosso, l'arancione, il giallo. Infatti le offerte che vengono fatte appunto per questa festività sono il grano, il pane e soprattutto venivano fatte le bamboline di grano, che io l'anno scorso ho fatto però con il mais, perché appunto da me non ci sono coltivazioni di grano, però appunto sono delle bamboline che si creano con il grano e si danno come offerta sull'altare. Oppure si possono donare dei girasoli, io li ho coltivati apposta, anche se adesso hanno già finito il loro ciclo vitale, però ho raccolto i semi e i petali che appunto darò in offerta al mio altare per omaggiare il Lunasa. Sono appunto dei fiori tipicamente estivi. Insomma, tutto ciò che riguarda l'estate è perfetto per questa festività. Infatti, per quanto riguarda le piante, come immaginerete, tutto ciò che è grano, mais, raccolto di stagione, frutti di stagione, tutto è raccolto estivo. I cristalli di questa festività sono i cristalli che hanno appunto i suoi colori, ovvero il citrino, l'agata, l'ambra, la corniola, insomma tutte le pietre che hanno questi colori qua, che vengono associati a questo periodo e tra parentesi sono molto simili alle pietre del Lita. Infatti, come vi ho ripetuto mille volte, il tema è l'abbondanza. Se infatti dovete fare degli incantesimi in questo periodo, quelli più consigliati, che hanno più potere, sono quelli appunto dell'abbondanza, della prosperità. E l'olio essenziale più adatto a questo periodo è sicuramente il sandalo, che infatti ho preparato il mio incenso di sandalo che accenderò il 1° di agosto, ma anche altri più generici tipo la salvia o la menta. La salvia è una pianta perenne, però per esempio la menta fiorisce in primavera, cioè scusate, d'estate, quindi è perfetta. E ora passiamo all'ultima categoria delle corrispondenze, ovvero il cibo, che in realtà va molto intuito, nel senso che potrete immaginare qual è: pane, bacche di stagione, ma anche i frutti di stagione. Ora passiamo alla categoria, che non è una categoria, alla domanda più che altro: cosa fare durante il Lunasa? Cosa farò io? Allora, per tutte le festività quello che faccio sempre è, punto primo, abbellire il mio altare per quella festività. Io inizio sempre una settimana prima, infatti adesso smantellerò il mio altare per il Lita e lo trasformerò in Lunasa, anche se è molto simile. Quindi se avete un piccolo posto, anche solamente una mensolina, un mobiletto, un angolino in cui potete mettere qualche rappresentazione del Lunasa, è perfetto. Però se siete delle streghe, non so come si dica, però insomma non volete farlo sapere, non importa, non c'è bisogno di fare un altare, è una cosa aggiuntiva. La seconda cosa che faccio è la mattina, subito appena sveglia, fare una piccola meditazione, ma in generale dire i miei intenti del periodo. Magari in questo caso concentrarmi su ciò che voglio che abbondi in questo periodo, tutto ciò che voglio che sia più prosperoso. Potete farlo con una musica in sottofondo oppure in silenzio, occhi chiusi, occhi aperti, come preferite, davanti all'altare o non. Chiedo all'universo, quello in cui credete, se credete negli dèi, agli dèi, quello, o a Dio, quello che volete, che questo periodo abbia un'abbondanza di, che ne so, questo, che io abbia più successo in questo, insomma dite i vostri intenti. Se volete potete farlo tramite un incantesimo, oppure semplicemente accendete una candela, magari di un colore dell'Lunasa, quindi gialla, rossa, arancione, e meditate su quello che volete, che è una cosa molto molto semplice. Infatti una cosa che faccio sempre io è accendere una candela, farla sciogliere completamente, se non avete il tempo in quel momento, nel giro dei giorni successivi, del colore specifico, ed è una sorta di omaggio, ma anche di come se state dando le vostre intenzioni nell'universo. Io personalmente faccio anche un sigillo che creo io, vi farò un video a riguardo, e aggiungo dell'olio, in questo caso di abbondanza. Però potete semplicemente accendere una candela, se non ce l'avete rossa, arancione eccetera eccetera, va benissimo una candela bianca, perché il bianco è il sostituto di tutti i colori, nella stregoneria sto parlando. E niente, quindi un'altra cosa che potete fare è creare una blend per appunto il Lunasa. Cos'è una blend? È un insieme di erbe che rappresentano quella festività, che potete usare come incenso. Io infatti creerò un incenso specifico, che è una cosa in realtà che faccio, ripeto, a ogni festività. E per finire, una cosa che potete fare anche in compagnia, non c'è bisogno di specificare che lo state facendo per il
Lunasa, se non volete dirlo, potete organizzare una cena o un pranzo a tema. In questo caso potete fare un pranzo in cui fate, non so, dei panini, delle focacce, ma anche solo un piatto di pasta. Se poi lo fate con altre persone che sono interessate, o se a voi interessa farlo perché non vi vergognate o altro, potete anche magari mettere una candela di quel colore come centrotavola e prima di mangiare, insomma, ringraziare per il cibo che avete, perché la parola chiave è ringraziare, in questo caso ringraziare il raccolto. E niente, potete farlo con i vostri amici, se appunto volete potete decorare il tavolo appunto in onore a questa festa, ma non c'è bisogno che lo dite, basta che mettete una tovaglia gialla, una tovaglia rossa, quello che è, tanto sembrerà una cosa normale, comune, se non volete dirlo, ed è una cosa molto carina da fare anche in compagnia. E nulla, quindi questo sarà il mio video su Lunasa, spero di esservi stata utile. Ripeto, se avete altre tradizioni, consigli, richieste, domande, vi aspetto sempre giù sotto nei commenti. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video.